Il governo dà più soldi alle forze dell'ordine e la sinistra che fa? Si lamenta. Sembra incredibile, ma è proprio così. Uno degli emendamenti presentati dalla maggioranza riguarda il comparto sicurezza, ossia gli stanziamenti per le forze dell'ordine e quindi le forze di polizia, le forze armate e i vigili del fuoco. Per mettere insieme il tesoretto è stato deciso di tagliare il fondo dedicato all'accoglienza dei migranti e dei minori non accompagnati. Non l'avessero mai fatto. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno subito attaccato il governo per questa scelta, secondo loro, anti-immigrazione e per loro anche anti-accoglienza. Il governo ha semplicemente ricalibrato le risorse per premiare forze dell'ordine e forze armate. Sono stati quindi recuperati 100 milioni di euro attraverso la dote per consentire le modifiche parlamentari e il già citato fondo migranti. Quest'ultimo viene sforbiciato di 15 milioni l'anno per 3 anni. Insomma, per la sinistra accogliere a spese dei cittadini italiani immigrati spesso clandestini è assolutamente prioritario rispetto a garantire più fondi per chi ci difende ogni giorno. È assolutamente incredibile. Io invece rivendico questa scelta a tutela degli uomini e delle donne in divisa che meritano più attenzione e più sostegno.